Trasformare la zona del Cilento e degli Alburni in una perla cinematografica non più nascosta è l'obiettivo di Ciak si gira, progetto cinematografico concepito da The Live Media e Fondazione Montepruno, che sarà al centro di un incontro il prossimo 5 dicembre alle 14.30 nella Sala Spadolini del Ministero dei Beni Culturali a Roma. Nonostante l'immensa bellezza naturale e architettonica, il Cilento e gli Alburni, ricordano dall'Istituto di Credito, hanno ricevuto scarsa attenzione da parte dell'industria cinematografica. In Italia un turista su quattro finisce su un set cinematografico per visitarlo, ma il potenziale del Cilento e degli Alburni in tal senso sembra ancora in gran parte inesplorato. Dalla volontà della Fondazione Montepruno nasce quindi il progetto di dare concretezza a una serie di azioni già promosse anche in collaborazione con la BCC Montepruno, che puntano a dare centralità e attenzione alle aree interne attraverso la valorizzazione del fattore cineturismo. L'evento di presentazione a Roma vedrà la partecipazione del direttore di The Live Media, Roberto Vargiu, affiancato dal presidente della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, e dal direttore della stessa, Antonio Mastrandrea. Saranno presenti anche rappresentanti istituzionali, personalità del mondo cinematografico e accademico, contribuendo così a creare un dialogo costruttivo e stimolante che mette in luce il potenziale inespresso di queste zone. L'evento vede anche il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni. I protagonisti del docufilm saranno gli attori Simone Montedoro e Bianca Nappi, alla regia e alla fotografia Elio Di Pace e Guglielmo Lipari. Il film, che sarà girato tra marzo e aprile 2024, promette di essere un viaggio cinematografico attraverso paesaggi mozzafiato e architetture suggestive, un viaggio che trasporterà lo spettatore in un mondo di emozioni autentiche. Ciak si gira non è solo un progetto cinematografico, ma un viaggio di scoperta di una zona della provincia di Salerno ricca di storia, cultura e bellezza paesaggistica. Con particolare emozione ci apprestiamo a dar vita a qualcosa di stupendo, ha dichiarato il presidente della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, spiegando che alcuni comuni delle aree interne diventeranno un set cinematografico, con l'obiettivo di accendere riflettori e portare questo lavoro negli ambienti più importanti del cinema, sperando di suscitare qualche interesse importante, come accaduto per altri luoghi poi diventati famosi, ha concluso Albanese.